Ormai, ma Tommaso non sta. E che ne so? Ma figlio, dove posso trovare Tommaso? Ma è uscito presto stamattina. Figurati se dice che a me dannava. Ah, Mario, che ha visto Tommaso? Boh, e chi l'ha visto? Ah, oh, starà a ballare. Tommà! Perché
perché ci odi a chiamarlo? Guarda che tardi già. Sono anche i quattro? Sì, i quattro. E notte? Ma va a far dire, va. Meno male che se ne attrae pure te. Adulto, te fai schifo, vai. Ma vatta ripone la cammina. Perché te sei meglio. Fammete. A campani, ecchi qua i fusti. Ma dove stanno sti fusti? Che ci fai la fotografia di tua sorella? Magari, è pure buona. A fasci stoni, a spia, ma che ci rappresenta sto cazzo bubolo qua? Vaffatene! Questo sì che è stato un vero uomo. Ma sto broccolo di Tommaso, dove sta? Sono tutti per novocine qui. Ma perché ancora non l'ha capito? E attenti, questa è la roba. Datemi, mi tengo io. E ricordatevi che la regola è sempre la stessa. Io non c'entro, non vi conosco, non vi ho mai visto. Ognuno per i cavoli suoi, capito? Tutto bene, camerata, ma la grana. Enna, mo caccia la grana. Guarda che io voglio di più, voglio pure i soldi del tram. Begli eroi, i nostri fratelli hanno attraversato il deserto a piedi nudi. E apposta io voglio in tram. Che famo, tutto da soli? Ma chi sono quelli da disperati? Ciao Ugo, ci vediamo domani. Dai ragazzi, siamo lì californiani! Si tratta di soldati tedeschi, allora ragionate diversamente. Forse non ragioniamo. La fotografia. A lei dei bambini, eccellenza. Hanno ammazzato il federale di Milano. Oddio, Dio, che sarà di noi? Hanno ammazzato il federale di Milano. Camera.
camerata Gaetano... Camerati, presente! Basta con sto cinema da traditori! C'hanno ancora fame sti camerati. Perché? Dovete mangiare soltanto voi. E chi dice niente? Ma credevo solo che il mascellone avesse già mangiato per tutti. Pensala come te pare. Io in quell'uomo ci ho avuto fede. Quello che ha fatto l'ha fatto tutto per benessere di noi altri. Ma t'hanno detto, sì, che quello era un tiranno. Certo, solo che noi a tirannia abbiamo avuto da fare. E a voi altri ancora non vi riesci. Perché non siamo boia come voi. Boia sono stati i compagni tua e quelli dell'idea tua che hanno ammazzato mio padre e mio fratello. Sorvoliando. Fatevi un altro quarto. Io mi faccio il mio, così finisce sta discussione. Pronti di mezzi lì. Io ci mangio il grasso del cuore per quello a piede libero. Io meglio mangerebbe allora il grasso del cuore. Poi si metterebbero carta bianca, li metterebbe tutti con le spalle al muro. Alello, te pago mezzo litro se diventi del colore mio. Perché? Te credi che prima c'era lo scandalo che fate voi oggi? Guarda il foro Mussolini, guarda tutti gli altri progetti che si sono fatti e che poi si è venuto a sapere che c'erano veramente. Voi l'avete tradito, io lo farebbe resuscitare, guarda, per sputare ben faccia. Cicone di sta assassini. Non è un capello, ma è un pelo di cavallo trovato nel frappè. E lei lo diceva che non era vero. Ma regà, stasera mi sento in palla. Mi piacerebbe di fare la fine del secolo. Allora se ti senti così in palla, andiamo a avventurare. E andiamo? Oh, bello mio, volemo una ruba qui due sacchi di farina al forno d'Arduccio. Ma che ci fai con due sacchi di farina? Allora andiamo a sappia qui due rotoli di rame giù a Maiana. Ah, sonato, c'ho davanti a Baccaro, ci state voi. Ah, da Baccaro nonna mi abbassa la macchina subito. E che c'ho, capirai, con due minuti a sbrillare e se... Andiamo, andiamo ragazzi, stasera è tutto da gote. Allora andiamo. A vive! Ma vedete che con la botta sbrillo? Son Dio. Ci proviamo sul serio, sa. Avventurarsi, che strada facendo ci può capitare sempre qualche impiccio. Forza ragazzi, che il mondo ci guarda, siamo sempre della stessa pasta. Vincere e vinceremo. Au, ve la sentite la dentà? Tanti sordi o l'anni da galera? E che vuoi fare? Tutto. E dagli a Napoli? Au, il primo benzinaro che ci capita se lo famo. E basta che mi chiama tanti sordi. E che pure se sono pochi ci dimetti. Thank you.
filiamo su sto movimento. Oh, non ti impicciare, che là dentro ci può essere tua sorella. E va, te mia sorella riceve in casa. E lasciami perdere, sti buoni figli di Dio, fammi io mangiare un pezzetto di pane in pace. A Gertrude, fatte sposare! Che volete? Se può fare tutta una comitiva. Ma chi siete? Ah, ma qui si sta pomiciando, zozzone. Siamo Reggia, eh? E con questo? E con questo non si può fare. E manco ci si può venire. Che te credi che qui sta a casa tua? E che, siete della buon costume? No, siamo da Buonamorti. Ma che ci vedi in faccia? Dai, smuta! Ma che volete? No, lasciate, la piove in braccio, lasciate, perché gli fai alle donne, gli rubi l'omeni. A Regino che gli è pier qua io, chiello così, chiello così. Ma come ti chiami? Qua? Ma vieni qua, allora, Ianna, mettagli. Ma guarda che c'è da fare, sta buono, sta buono. E te credi che viene con te perché sei bello? E dillo perché ce vai con lui, perché piano le torti, diglielo. Non vedi che bel vestito? Ma questo vi hanno a fare una comunione? Fatti le valigini, fatti io! Coscia! Scusa tu! Ma via quando vai, se conviene a ritornare a Parigi! Sacchi una bionda. Stava tranquillo il ghiaccio, eh? Allora andiamo se li a gode, stiamo bene così, no? No, stasera mi sento in grazia di Dio. Me voglio sfogare. Andiamo a castigare un benzinaio. Ma tu che fa come qua volta che quello si è messo a strillare e tu sei scappato? Quanto? Faccia il pieno e dacci una guardata all'olio, va. Ma domani, da un po' una controllatina ai gombe. Thank you.
C'è in testa, per 8.000 riazzozze ci ha portato a ammazzarsi, un altro po' ci becchino. Tua, che gli voglio di una cosa all'orecchia. Ma quale orecchia? In fronte gliela voglio di. Tre palle in fronte per l'attrice tua. Tiè! Ce ne fregammo un dì della galera. Ce ne fregammo un dì della brutta morte. Sai che sto a pensare? Che io e te insieme non se moriremo mai di fame. E forse. Io mi sentirebbe da mangiare sto mondo nell'altro. Ammazza che abilità che ci avevi. Avevamo sempre campato alle spalle del mondo. Tu nemmeno ce lo sai perché stai su stasera. Io e te ragazzino che mi sono imparato tutti i reni del mondo. Te la ricordi lei? Da ragazzini, quando avevamo rubato tutti quei soldi a quel burino che veniva i maiali. Ammazza grande. E dopo con tutti gli amici abbiamo preso la bicicletta in affitto e siamo andati a Madonna del Divino Amore. E poi invece abbiamo trovato quei zoccoli sul ponte che stavano a batte e io e te abbiamo pagato per tutti. Bei tempi. Te pare Ale? Ma fammi dormire. No, ma lei, che si è fatto giù? No, come sei stato perfetto a piedi? Ammazza, ancora non ti sei stufato da camminare.
Oh, se te va così, sono piantassi e parco. E aspetta, Valello. Ma che c'hai, il fuoco sotto i piedi? Ale, fermami a vedere che firme fanno oggi. Che, a vedi questa, volemo far scendere se la portiamo via. Vita. Oh, c'è Trump, andiamo! Bellezza mia, sozzonatore. Mentali deboli. Ma quello gli stava a venire la rogna. Ammazza, e come ha fatto a piangere? Chi lo sa come succedono certe cose. Mio fratello lo portava sempre in giro e se la sarà presa da un altro cane. Ere, io me ne vado, sa? Che me lasci? Eh no, capirai, sto qua, con tutto quello che c'è stato a fare su casa. Beh, ciao Ere, ci vediamo giù dopo, eh? Ciao. E tante volte i cani ci si affezionano. Eppure noi, come uno di casa. Io quando ero piccolo c'avevo un cane, poi è cresciuto e mia madre ha regalato un carrettiere a vino. Lei non ci crederà, io quel giorno mi sono messa a piangere. E poi, sono bestie intelligenti i cani. Tante volte capiscono più loro che certa gente che a sto mondo proprio non ci dovrebbe stare. C'ha ragione, è così. Se non era che venivo qui a Garbatella a trovare un amico mio, e non mi fossi fermata a guardare qui i ragazzi che giocavano a pallone, e poi non ci fosse stato il fatto del cane rognoso, quando ci saressimo incontrati noi due? Perché? Perché ho visto le fatalità come sono. Che fanno domani al Platino, sa per caso? Le fatiche d'Ercole. Perché non ci andiamo assieme? Deve essere un bel figlio. Non posso. Mi sa che lei lavora. No, sto a casa. Hai voglia di lavorare a casa? Ah, ma allora lei è proprio come una donna di casa. Allora domani non si fa proprio niente. Mi sa di no. Ma perché? Se vediamo la fermata del tram, poi andiamo dritti dritti al cinema, che c'è di male? Non lo so, dipende. E da chi? Senta, lei mi può aspettare, se vuole.
Domani verso le 4, lì all'angolo, alla fermata del tram. Se mio padre esce e la negretta, l'amica mia, va a trovare sua cugina all'alberone, allora io a mia madre gli posso mettere una scusa e forse posso venire. Io posso aspettare pure 2 ore, che c'entra? Basta che lei ci viene. Ah, oh, se posso vengo, se no è che là. Beh, è tardi, devo andare. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Irene. Beh, volevo andare. Si vede mio padre. Ma no, lo meni anziani ti vanno a spasso va a Borgata. Quelli stanno all'osteria. Se bevono un bicchiere di vino e se fanno una partitella. Sì, ma mio padre vi è proprio qui, all'osteria. I compagni suoi stanno tutti quanti a Piazza Pantero Pantera. Ah. E perché? Sì, pure se dovessimo incontrare, famo subito questa presentazione e stiamo pari. Sì. Sì. Molto caruccia l'amica sua. Sì, tanto caruccia. Come si chiama? Di Assira, è fidanzata. Ah, sì, beata lei. Con un ragazzo di Tormaraggio, ma mica è tanto un bravo ragazzo. Una settimana lavora, un mese sta a casa. Proprio ieri ha spadronato. Mi sa proprio che non c'ha fantasia di lavorare qui. Beh, ma che vuoi? Mica possono essere tutte fortunate. Questi tempi. Lavora proprio bene. È il fusto. Oddio! Mica la storia vera, è il cinema. Meno male, muso chiacchiere che Ercole è esistito. Ma sarà anche esistito. Ma guarda, saranno minimo 1000 anni. Beh. Ora.
ora puoi essere soddisfatto. Bravire. Basta, e state fermo, Don Marco. Ma perché? Perché no? Ma che c'è di male? Mica famo niente. L'intelligenza non è mai stata un dono. E lasciami, guarda che ci vengo più al cinema con te. E mo che ci stai qui? A me, le fritterie non me le devi fare, capito? Adomma, io mica ce lo sapevo che eri così. Se no al cinema con te non ci venivo. Ma che famo, ne va? Per la stupidaggine così? Oh, è stato un po' zitti. Ma la volete piantare? Io voglio vedere cinema. È piantato un po', ma in maniera questa qua. E staci. Staci, un minuto solo. Te lo giuro su mia madre che è morta. Un minuto solo. Oh, ma vuoi far vedere sto film? Quanto sei bella, Irene. Ti voglio bene, lo sai. Ho capito. A Carle, io te devo da parlare. Io ho rimediato una bella donna giù a Garbatella. Proprio una bella pischelletta. Di quella al bacio. Quanto l'ha parto masso, bella donna che c'ha. Ma va a cantare all'osteria. Senti, tu mi puoi aiutare. Questa è una che non si fa più vedere, non so perché. Allora gli dobbiamo fare una bella serenata. Però gliela devi far bene, proprio come quelle che sono forte tuo. Fammi fare una bella figura. Ma Carlin, bisogna vedere. Ma come sarebbe a dire bisogna vedere? Au, io sto in bianco, la chitarra sta a monti, e chiari più a più. E c'ho bisogno di grana. E beh, dimmi una parolaccia, quanto ti serve? Beh, famo... due sacchi. E molto vai a battere per i miei due sacchi. È così. Ma che te ridi? Adomma, due sacchi, au. Specchia i vetri del tuo balcone e tu sei nascosta dietro le tue dendine. Cantando son qui per dirti ti voglio bene. Affaccia di bere, sentire la mia canzone. Madonna amore, non è l'ora di dormire, se il tuo cuore lo permette son venuto per cantare la canzone della notte. Mi batte il cuore come tu non puoi.
puoi capire. Queste frasi appassionate le racchiudo in sette note per poterti innamorare. Ma perché non t'affacci ancora? Sto forte, eh? Dai, riattacca! Vabbè, vabbè. Madonna amore, non è l'ora di dormire, la più bella sei di tutte, professore di San Pietro, la canzone della donna. Oh, a sentire sta canzone io mamma. Angelo del paradiso, mamma mia, fiore scarlatto. No, io per te pregherebbe dalla mattina alla sera, andrei a chiedere l'elemosina per fatte regina. Se chiede, ma chi sarà quella donna amata? Ti è piaciuta? Sospirare fa spasimare un cuore. Madonna amore, amberi quelli amberi, cantano per quattro a buona. Forza Modugno! Se il tuo cuore lo permette, son venuto per cantare. Senti a Claudio Villa, manneci a dormire contenti. Noi siamo ragazzi che per la musica c'abbiamo proprio una passione. Facci sentire una bella canzone. Ci dispiace, ma siamo tutti stanchi. Come? Non ci fai sta cortesia? Stamico mio ha espresso un desiderio. Amore, guarda che noi altri mica abitiamo qua di dietro la svoltata. No, magari le spesiamo. Ma che spesiamo, spesiamo? Allora mi sta a far bambino. Penso che non ci sei bambino. Dai, attacca. Forse dalla mia chitarra questa mia canzone volerà da te, ma se la mia voce non ti giungerà questo grande amore. Però è una speranza sto ragazzo, c'hai una voce tremenda, c'hai. Ma mo che fai? Te ne vanno a così? Ce lo lascia così. Au a Shanghai. Guarda, siamo mica pellegrini. Namo, parti, Carlè. E quanto sei cattivo. Ma tu guarda con chi siamo capitati. Eppure non sembra a vederli. Sembrano tanto buoni. Ma guarda sta chitarra. Ma chi hai fatto piangere? L'anima degli mortacci tua. Mafia della vigliosa, io le spacco le corna. A me li morti non mi degna di, ha capito? Non mi degna di... Pozzilli, vieni con noi. E perché torni con voi? E che ho fatto? Cammina. Oh, non ho ammazzato nessuno io! Anni, non era nessuno. Sì, la puccicata che gli ha dato pare che ha ammazzato. Forza, pigliato la mia ragazza! Circolare! Circolare! Avanti, circolare! Via! Thank you.
smani, eh? Non vedi l'ora da una ruota libera. Sapessi quante volte sono uscito io. Eppure chi me qua? Lo sai che te dico? Per me il carcere può pure chiudere. Triste chi resta. De me qua se lo vanno pure scordare. La puzzi, ancora puzzi di libertà, già te ne vai, eh? Se puzzo di libertà, so 18 mesi che mi sta a fare come un santo vecchio per una stupidaggine. Mo che sorto cambia tutto. E perché? Te sposi? E può essere. Ce l'ho una di fuori che mi aspetta. E poi non hai visto le lettere che mi scrive. Tanto mo quando sorto c'ho pure casa nuova. Palazzo moderno di 8 piani. Finalmente la fortuna si è stufata da cuore, mi ha preso col bastone. Un palazzo moderno. Allora c'è pure il bidet. È regolare. Che te credi che il Puzzilli va a abitare dentro una grotta? Zillo Tommaso, fuori con tutta la roba. Vengo, brigadiere. A Zaraffa, scoprete che me ne vado. E vattene, che aspetti che ti faccia il presentatarmi? A me chi non ti preoccupa che a termometro lo mando io. Dalla a tua sorella che la dopera per Cipria. Salutami la libertà, dia che sa masse! Ragazzi, dove sta via dei Crisporti? Via dei Crisporti? Là in fondo. Ah, signori, che mi saprebbe indicando sta nei palazzini del terzo lotto? Chi cerchi? Puzzilli. Primo piano interno 2, ma non c'è nessuno. Ma come non c'è nessuno? Beh, perché tu chi sei? Puzzilli Tomasso, il figlio. Ah, il carcerato. Aspetta. T'accompagno. Tua madre mi ha lasciato la chiave.
ammazzate, signor, che caso. E non l'avete rimediato? È stato il prete, ve l'ha fatta segnare lui. Si è messa a proteggere e vi ha fatto la domanda. Ma che pure i preti si sono messi a fare i miracoli? Io mi farebbe ricarcerare per sapere chi gli dice fregnoni a quelli. Intanto è chi non pensa a niente, gioca, si divertono e se fanno pure qualche studentino. Dove sta il prete? Permesso. Avanti, vieni. Permette, padre. Puzzilli Tommaso. Ah, sì, Tommaso. Tua madre mi ha parlato spesso di te. Desideravi qualcosa? Beh, veramente gli dovevo parlare di un affare importante. Di che si tratta? Beh, non so come cominciare. Permette, padre, è un viziaccio. Ma non è mica un peccato, no? Parla, parla, di che hai paura? Ma lei di me già conosce vita, morte e miracoli. Anzitutto grazie da casa. Ringrazio Dio. Sì, sì, ma insomma pure a lei. Vede, padre, io avrei deciso di sposarmi. Per questo sono venuto qui da lei, per chiederle un consiglio. C'è solo lei che mi può aiutare. Mi illumini. Dica che dovrei fare. Quanti anni hai? 20 e 90. Pensi di agire seriamente? Sei consapevole di quello che stai per fare? E come no? Bravo, tu sei giovane, puoi formare una bella famiglia. Quanti anni ha la tua fidanzata? Quando l'ho lasciata, prima d'annata, a bottega, 18. A bottega? Ah, già, sei stato in prigione. I genitori vostri sono a conoscenza, non ci sono ostacoli tra di voi? Beh, sì. 2 anni fa, quando il padre ha svagato, l'ha gonfiata e per questo mi sono trovato inguagliato. Parlerò io ai genitori di lei. Tante grazie. Però stia attento che il padre è un tipo un po' cattivo. Gli dirò che hai messo la testa a posto e che lavoro. Lavoro? E dove? Te lo troverò io un posto. Ma Tomà. Tomà. Ah, mamma, ma che fai? Stai a piangere? Così mi saluti. Ma come, io sono sortito dalla galera e te piangi? Ma che so, il fior prodigo. Ma invece da sta piagna, fammi entrare. Preparami il bagno, corri. Mo te metto l'acqua sul fuoco. Ah, ma vedrai che adesso è tutto cambiato. Cambierà tutto. Ho incontrato tutta gente giusta che mi vuole aiutare. Vedrai che sarà tutta un'altra cosa. Adesso cominciamo a vivere, ma. Tommaso. Hai idea? Ti devo dare una cosa, però non so come cominciare. Di che? Adesso l'ho rivista, questi giorni a me mi ha attraversato sempre il pallino padre e state sistemando. Prima ero un po' scapestrato, per questo non ti ho dato mai a capire niente, perché ce tenevo. Mica ti veniva a dire che non lavoravo quasi mai. Hai re, se ti avessi detto la verità, non lo so come ti saresti comportato. Beh? Io ti voglio bene. È per questo che poi ho cambiato come so.
non voglio più essere Tommaso. Ma io ce lo so che tu c'hai i principi buoni. E poi a me non mi hai mica fatto niente di male, sai. Senti, io vengo a parlare con tuo padre e con tua madre. Famo le cose come vanno fatte. Metto, se tu ti senti da volermi bene. L'altro giorno sei da parlare col prete. Gli ho detto tutta l'intenzione mia. Per cacciare le carte? Sì, mica c'avevo niente. È il certificato di nascita, quello del battesimo, quello di cresima e il certificato dello stato libero. A spesa non è niente. 1.000-2.000 lire, una sciocchezza. Ma dai qualche cosa, su. E non c'ho niente. Passiamo di qua. Che lusso da ste parti, eh? Qui c'hanno un altro modo da comportarsi. Sono troppo differenti da loro. Da come si vestono, anche dalla maniera da come si soffia nel naso. C'hanno un altro comportamento, non c'è proprio niente da fare. Beh, ma questi ci sono nati, signori. Mai visto quando c'hanno i figli? Se fanno chiamare babbo, mammina. I ragazzini li tengono sempre curati, li fanno studiare finché sono grandi. Sono tutti da democrazia, ecco perché. Questa è gente che campa onestamente. Dove vanno, gli si levano tanto di cappello. Che ne vuoi sapere? Che pure noi un giorno, con un po' di buona volontà, avemo fortuna e potemmo fare la figura nostra. Lo sai che sto pensando? Parlo col prete e mi segno pure io al Partito Democratico. Mica l'idea sbagliata, Tommà. E poi, essendo di quel partito, un domani ci può essere sempre un aiuto, qualche lavoro. E poi, accostarsi alla Chiesa, uno c'ha sempre un conforto. Stai comodo? Stai bene? Sì. Vieni più vicino, vieni. Ma che stai con l'occhio aperto? Chiudi l'occhio, che ce lo sai che quando una sta con l'occhio aperto è segno e pensa un altro? Ah, vuoi dai, ammolliti. Ma è tutto bagnato qua, domani, mi impiastro tutta. Perché non ci mettiamo in piedi? Tanto è uguale, no? Ma quale in piedi? Stiamo bene così. Aspetta. Ma che ti sei mangiata? Righiò di oggi? Oh, e sbottone di sto coso. Lo vedi che non mi fa fa niente? No, Tommà, no. Così no. No, lasciami perdere. Tommà, no. State fermo, Tommaso. Non ti faccio niente. Non c'hai paura che te tocco. Va in piastra tutto, è tutto bagnato qua. No.
Se te bagni mica la fine del mondo. Dopo te li asciughi. No. Ah, l'ho trovato il punto debole, eh? Senti male? Ammazza quanto scotti. Le mani sono gelate. Ma Tommà, c'hai la febbre? Andiamo a casa, Tommà. Andiamo a casa, sennò è peggio. Te può venire a bronchite. Ma quale febbre? Quale bronchite? Io non c'ho proprio niente. È te che sei cambiata. Apposta non te tocco. Non te tocco perché sei cambiata. Io cambiata? Io sono sempre uguale. Io so proprio così, non ti ricordi? No, no, no. Non è come dici te. A me non mi allappi. Qui ci deve essere qualche cosa, io non mi sbaglio. Ma perché? La vita mia è sempre quella. L'unica differenza è che prima non lavoravo, mentre adesso lavoro. E come hai fatto a entrare nel posto dove lavori? Ma te l'ho già detto. Una famiglia vicina a casa mia, c'ha un nipote che è autista che trasporta i medicinali. Ha parlato per me col dottore. E con tutto questo vorresti dire che tu non hai fatto piacere a nessuno. Andiamo a casa. Oh, a cosa? Io per 18 mesi sono stato all'oscuro di tutto sul conto tuo. Che te credi, che dormo da piedi? Che me vorresti far credere che dentro un anno tu sei da far Maria Coletti in giro e non hai parlato con nessuno? Ma che c'entra? A parlare, sì. Io sono una donna. E poi con te non c'avevo manco tanta conoscenza. E chi se l'immaginava che tu tornavi da me? Allora lo vedi? C'è stata qualche cosa. Beh, uno che ha cercato di attaccare a bottone. E tu gli hai dato retta. Te ci sei fermata a parlare. Ah, piangi. Mi fa piacere. Che ce l'hai i soldi per l'auto? Sì, ce l'ho. Aire, tu mi hai conosciuto come sono fatto. Se c'ho una cosa da dire, te la devo dire. Perché non me vado a scoppiare dentro per te? Guarda che io non so di quelli che si grattano le corna con la mano. Mettetelo bene in testa. Io quando mi innamoro davvero. Mica mi affeziono per un giorno o due. Io ti ho detto tutto questo perché mi sento la volete bene. Se non ti pensavo per niente, mi accontentavo di quello che mi passavi, hai capito? Ma lo sai che ti voglio bene. Lo sai che ti ho aspettato. Aspia! Stasera mori! Ah, so affari tua stasera! Ehi, anche la tanta, portati! Io vado! Ah, no, 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 no,
faccia vedi chi te leccava i piedi. Ma va per l'emosina, straccia. Pesce! Grazie, mangia del pesce e mangia dallo dietro. Ma che stai facendo? Mi provassi i bighi. Ma che piagni? Ma che c'ha da piagni? Sei dottori che stanno a far lunga, perché io non c'ho proprio niente. Tanto questa è una cosa che dura da Natale a Santo Stefano. Io tubercoloso non ce so e non ce sarò mai. Insomma, che ce devo fare con sto coso qua? Vai prima all'economato, all'ufficio citazione. E poi all'ufficio matricola, hai capito? Ma che aspettare? Andatevi a casa, che è meglio, che venite a fare? E allora, ciao, Toma. Sta attento, sa? Mi raccomando a te, digliela a mia madre, che non è niente. Non ti preoccupare. Ma fatte cura bene, piuttosto. E non far matto. Ciao. Ciao, Toma. Guarda un po' quando sono andato a capitare io, in mezzo a tutti sti impestati. Ma come faccio a combatterci? È meglio qualcuno ammazzo. Ma sono ormai in dove stai, Conomano? Là dietro, alla fine di quel corridoio, laggiù.
cominciamo bene. Famo le corna, va. Mannaggia la spuderata. Qui va a finì che mi fanno morire pure a me. Ma te che c'hai paura? A te che te frega. Ma dimmi un po', è tanto che stai qua. Sono 6 mesi e giorni dispari. 6 mesi? Ma io sono un parete e me ne vado. E il Puzzilli qui non regge nessuno. Saresti l'unico. Perché qua dentro ci litigamo per poterci rimanere. Se vede che de fuori non magnevate mai. E quando siete fuori che fai? Che non lo sai che siamo malati e che ci scartano tutti? Lo sai quanto te passano quando sorti de fuori? 300 lire al giorno. E a me che me frega. Tanto l'elemosina non la voglio mica. Piuttosto torna a fare il ladro. No, però ci sentono a noi. Ci devono dare per forza i diritti nostri. Subito, immediatamente, appena finita la malattia, ci hanno dato la possibilità di lavorare. Punto primo. E poi, qua dentro, le cose devono da cambiare. Che è uno schifo proprio. Grazia nostra è stata che è morto quello che qui teneva in piedi tutta la baracca. Quello sì che era un uomo vero. Quando stava fermo, stava fermo. Quando si muoveva, sfondava. Avessi visto un giorno. Ha fatto ritornare indietro 2 camion di roba perché non era di prima qualità come ci aspetta a noi. Oh, non c'è stato niente da fare. Dietro fronte e via. Ma che ci guadagnava qualche cosa? Ci guadagnava. Ce ne fossero 10 in Italia come lui. Era un uomo che se campava diventava poco a poco deputato o ministro. E hai la rete, lo facevano sindaco di Roma. La sorella, andate a andare. Da questa parte. Vieni di qua. Ecco qui, sistemati. Lì c'è il tuo comodino. Cassetto, armadio, tutto è a posto. Dammi il fondo. Cucine sospeso.
sorella, ma che se sono ammattiti tutti qua dentro? Se ne accorgeranno di cosa vuol dire. E io che mi credevo da venire a far penitenza. Tra sti morti de sonno. Questi sono peggi che embriaghi. Ah, oh, così, ma manco qui se può mangiare in pace. Ma Bernardino, ma bocca fa? Adesso non si può più trattare, ma lo sciopero deve continuare a qualunque costo. Oh, questi menano, qua finisce a manganellare. Ma se uno dei nostri muore, passano dei guai. Ma che volete fare, Uagosi? Io sto qui per guarire. Non posso mica sta a giocare io. E va bene. E chi dice niente? Ma che ci fate spara addosso? E che c'è, la guerra? Guardate in terrazza. Tu vai su. Io non c'entro niente, metto una cosa qua. Come ti chiami? Tommaso Puzzini. Che stai facendo? Sto a mangiare, che nuovi. Venite, brigadiere, sono qua. Sortite, fuori, uscite fuori, coraggio, fuori. Avanti, forza, camminate, forza. Avanti. Su, muoveteli. Vedi, avanti, via, aspetti. Ormai, venite, salite. Come si vede che non ci sei dannato mai a gallina? Mo vi insegno io come si fanno a pettetti, di qua. Da parte andate tranquilli. Camminate a pecoroni perché su ste tegole si scivola. Beh, com'è che ti è venuto tutto sto coraggio? Ma che coraggio? Da quando sono nato non faccio altro che scappare. Poi faccio quello che mi piace. Sì, fa come ti pare. Ma con questa voglia di rivoluzione che ci avete, non siete manco buon anno a pettetti. Grazie. Sono sportivo. Thank you.
questi due fuori. Tu, vai presto. Su, scendi, cammina. Che ho fatto? E giù le mani. Buono, su. E non mi toccare, no? Dottor Wist è intrasportabile. Va bene. Puzzilli no, non si è mosso. Prendete questo. Sì, signore. Tu, vieni ma con che noi. Volete da me? Ma che vi ho fatto? Vediamo, ma scendi. Io stavo tanto bene a letto, stavo a dormire, stavo. Cammina, ma rimettetemi a letto, rimettetemi. Ma che vi ho fatto? Io non me reggo in piedi, non me reggo, c'ho sonno. Se ne sono nati? Sì, ma con 7 di noi. Quelli finiscono a Santa Teresa all'Arti Ospedali. E il brutto è se pieno Bernardini e Ughetto. Chi ce va a portargli la sbobba a quelli? Io sono già mezzo segnata, mi guardano brutta. Ah, ma c'è il Moretto. Amore, vacci tu. Stanno giù in cantina. All'economato, dove d'inverno ci mettono il carbone. Ma che vuoi? Oh, ma non hai capito? E vendo sta sta roba. Te la do dopo il refettorio. Grazie, amore, eh. E la cicciona non ci sta più. L'ha fatta chiamare il direttore, sta comunista. Dimmi tu. Ci sarebbe da fucilarli tutti, sti comunisti. Sormai, ve vuoi qua amico vostro? Ma chi lo vuole? Ma chi lo vuole parlare? Ma che siete, pazzi? Questa storia dura da troppo tempo. Mi avete seccato. Vedi che c'è il Puzzilli. Oh, io ho rimediato solo questo. Sono sorvegliato, ragazzi. Ve cercano come li sono. Qui non lo vedete mica fa 6 giorni. Qui non svernate. Che succede fuori, gli altri? Hanno continuato lo sciopero. Ma no, già l'hanno acchiappati tutti. Ah. Com'è il giardino? Beh, davanti è tutto bloccato. Però di dietro non c'è nessuno. Dietro? Beh, va bene, andiamo, dai, forza. Ecco, là.
Ma no, che fai tu? Aspetta. Dove vuoi andare tu? Tu devi restare qui. Ti devi curare, devi farti guarire. Tu non hai ancora finito. C'è bisogno di gente come te, sai? Lo sai che sto a pensare? Che c'hai ragione. M'hanno da guarire. E poi m'hanno da dare i soldi. Ciao, Puzzilli, auguri. Sei stato dei meglio. Ciao. Quando esci, vienici a trovare la pietralata. Sì, sì. Chiedi di me. Auguri, ciao. E fatti rispettare, capito? State attenti. Ciao. Sono stato ricco e non l'ho saputo. Ma con questo tempo non potreste aspettare almeno che spiove? E se durano altri 10 giorni sto di lui? No, no, io me ne vado subito. Non ti strapazzare adesso, Puzzilli. Da qui esci sano ma delicato. Con rispetto parlando, dottor, non vorrei che lei portasse iella. Non si preoccupi. Ciao, Puzzilli. Tanto qui non me ci rivedete. Ciao, Puzzilli. Buongiorno. Ma no, Irene, non posso. E beh, fammi 7. E vabbè, 6:30. È una cosa già pietralata, c'ho da fare. Ciao, ciao, ciao. Ammazza un quarto spot. Madonna, ma come? I fagini si mangiano il fuoco. Ciao Tomà. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzetti, ancora campi. Ciao Tomà. Azzuca, che mi dici? Come va? E come da me? Rompe le corna e i passerò. Sono finiti i tempi belli. Adesso non c'è più movimento. Sì, con i soldi tua. Ma Tommà, hai visto qua chi da qui? Sono scannato un bianco come una rapa. Ma Tommà, che c'è mezzo sacco a prestarmi domani dopo? Ammazza che figlio della buona donna che sei. Mamma, son tanto felice. Amore, mi porti in cappuccino? Azzuca, è finita la paglia, è venuta l'ora che cominci a lavorare. Ma che te cari? Ma che venite, la morti le fame. Non ci risiamo con sta luce. Oh, ma che succede? Che l'hanno pagata la bolletta? Qua si piove un altro po' diventa Venezia. Volevo andare al lago? Io non sorto, l'acqua mi mette paura. Ma perché? Ma dove sta sto lago? Al fosso di Pietralata, esci dal fiume. Poi ci mettono pure i vaporetti, i motoscafi, i pugli, le donne che fanno il bagno. Andiamo, regà, può essere pure questa rimedia. Sì, qualche affogato. Ah, oh, aspettate, che se c'è da rimediare c'è da pure la Sicilia. Pellegrini! Chiama il patata! E dove è il patata? Attenzione! Attenzione! Attenzione!
partita. Ma che mi faccio io la aula? Mo' a mio padre io ci vorrei una settimana per tirare tutti i tracci. Robè, ammazza che arriva lunga che ci hai. Ma che vuoi farsi da mamma, vedi come sono ridotti. Dai, Agale, attacca, cantaci la canzone. Ma lo sapete chi era quello? A giapponese. Quella che batteva a Montesacro. Sì, mo si è spostata. E gli do giù un paniere verso l'aeroporto. Di Leni, hai idea, via qua. Ciao, Tomà. Lo ho un po' di ponce. No, mi brucia. Li conosci questi? No, nessuno. Ma che fai con questo vestito addosso? E questo mi ha prestato il barista. E il mio si era tutto fracicato. Che non ci avete fatto caso che si è fatto tardi? Che ne dici, Leo? Ti saluto, ragazzi. Me ne vado. Ciao. Buonasera. Buonasera. Coppia di matti. Che fai, mi accompagni a casa? Vieni su un momento.
Ma sì, così io lo dico a tuo padre, che mi segno pure io al Partito Comunista, come lui. Ma come, hai cambiato idea? Non ti dovevi segnare la democrazia? Ma sì, ho cambiato idea. Così comincio a soffrire con te, come mia madre con mio padre. Sempre coi battiti di cuore. Va a finire che la casa non ce la danno. Ah, e per questo mi sono venuto a cercare, per parlarmi della casa. Ma che discorsi fai? Perché, secondo te, la casa non è importante? Ma io dormo pure per strada, sotto l'albero. Io, quando voglio bene, mica sto a pensare al calore dei lenzuoli col merletto. Dormo in casa, pure sopra i binari del tram. Sì, con qua la salute che ti ritrovi. Hai resi, te sposi con me, te sposi con Poraccio, non fare sogni ai pulcinelli. Tu, mamma, che te credi che non ce lo sapevo? Lo vuoi capire che se te dico così è perché te voglio bene? Non stiamo a pensare ai bacetti adesso, tanto non è che con queste cose si può campare. Andiamo a casa, va, che si è fatto tardi. Oggi non ti regala niente nessuno. Ti fanno morire per poter campare. E poi stasera non mi vado a stare a parlare di questi progetti. Hai capito? Allora che fai? Vieni domani a casa? Sì, te telefono. Ciao, Tommaso. Ciao. Telefona quando ti pare, tanto sto tutto il giorno a casa. Attenta. Papà, me porti il vino. Ah, papà, forse non mi sposo, ci sto a ripensare, io dico domani ai veri. Non me la sento più di sposarmi, hai capito? Fa come ti pare. Sei tu che devi decidere. È inutile che stiamo a soffrire in due, ti pare? Allora so proprio bello che è morto. Ma che dici? Ma che fa? La frutta mi ha portato. I fiori mi dovessi io portare. La pozzi la vuoi piantare? Guarda che mo m'hai stufato proprio. Ma che ve piagnete? Ma qui se c'è uno che deve piagne so io. Ma che morite voi? E andatevene. Ma chi voi chiede da stamma a far compagnia? Andatevene a rompere corna di fuori. Che oggi è pure domenica. Oh, e mo ve ne andate così, senza dirmi niente. E che te dovemo da dire? Ditemi almeno, addio domani. Addio domani.
Tomà. Che vuoi, Tomà? Niente, ma... che devo da volere?